finalmente siamo arrivati anche alle divisioni con i numeri decimali. Questo è l'ultimo tassello del puzzle che ci manca per completare tutte le operazioni, le quattro operazioni basilari, con i numeri sia naturali che decimali. Esistono fondamentalmente tre tipi di divisione con i numeri decimali. Oggi ci occuperemo del primo. Dividendo e divisore saranno entrambi numeri interi, ma il risultato sarà decimale. Questa è l'evoluzione di quella che in questo video qui, o qui, non ricordo mai se a destra o a sinistra, comunque, in quel video avevamo trattato come divisione con il resto. Il calcolo che faremo adesso avrà un risultato decimale nonostante sia il dividendo che il divisore siano interi ed è 121 diviso 2. Capite da soli che questo risultato sarà decimale perché 121 è un numero dispari e i numeri dispari non sono mai divisibili per 2. Procediamo inizialmente come per qualsiasi divisione a una cifra. Chiediamoci il 2 nell'1. Ci sta? La risposta è no. Il 2 nel 12 ci sta? Sì. Allora consideriamo il 12. 12 diviso 2 fa 6. Andiamo subito a scrivere 6. 6 per 2 è 12, al 12 0. Andiamo ora ad abbassare l'1, quindi gli facciamo il cappellino al contrario e lo riscriviamo sotto. Il 2 nell'1 ci sta 0 volte. Scriviamo lo 0, mi raccomando. Tanti fanno l'errore di non scriverlo, ma è molto importante dire che il 2 nell'1 ci sta 0 volte, con il resto di 1. Arrivati a questo punto, che non possiamo più fare la divisione intera, andiamo ad aggiungere subito la virgola nel risultato e qui aggiungiamo uno 0. Ora basterà fare il 10 diviso 2. 10 diviso 2 fa 5. 5 per 2, 10, al 10, 0, quindi 121 diviso 2 fa 60,5, col resto 0. Eccoci giunti finalmente alla fine del video. Avete visto? Non è così complicato fare delle divisioni che hanno dei risultati decimali pur avendo entrambi i termini interi. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un bel like a questo video e non dimenticate di attivare la campanella, per non perdervi i prossimi video, soprattutto i prossimi che farò sulla divisione, perché ce ne sono ancora due.